Inizia la bella stagione, quindi cosa c'è di meglio che fare una bella passeggiata al mare? Lei di dov'è? Di Fano? No, di Firenze. E qua per lavoro? Per lavoro, sì. Ho approfitto perché mi è saltato un appuntamento e quindi e quindi sono qua ad aspettare il prossimo. Mi piacerebbe essere in vacanza, ma sono a lavorare, quindi niente. Ha già fatto un tuffo? Beh, stamattina sì, l'acqua è 20 gradi, quindi si sta bene adesso. Ma lei viene tutte le mattine al mare? Tranne l'ultima settimana che non c'era il sole, quindi... Quindi ha già fatto il bagno? Da quant'è che lo fa? Da una settimana, 10 giorni. L'acqua è 20 gradi, quindi si fa bene. Come si sta oggi al mare? Benissimo. Fantastico. Lei ha preso l'ombrellone oppure viene in spiaggia libera? No, prendo l'ombrellone io. Però oggi è il tuo primo bagno? Sì. Com'è andata? Bene, molto fresca l'acqua. Vieni qua solitamente al mare? No, di solito no, mi sposto. Quindi hai approfittato di questa pausa pranzo? Sì, sì. Come si sta in acqua oggi? Lei ha fatto il suo primo bagno? No, non è il primo. Ah no? Lo fa tutti i giorni? Quarto, quinto bagno. Sì, sì. Com'è l'acqua calda? L'acqua, non lo so, a temperatura non lo so. Per me è fresca, buona. Maggio per me è il mese migliore, quindi anche per fare i bagni. Meno, prendiamo un po' d'aria, sentiamo il rumore del mare, che è sempre piacevole. Oggi si sta molto bene, fra l'altro. Sì, si sta molto bene. Invece di stare magari in un luogo chiuso, si sta all'aperto, siamo stati troppo tempo chiusi. Ma lei d'estate prende l'ombrellone oppure viene in spiaggia libera? Dipende. Quest'anno penso andremo in spiaggia libera. Mai questa decisione? Perché magari andremo anche da amici, quindi gestiamo per stare più in compagnia con altri, con l'ombrellone magari si è troppo fermi in un posto e obbligati a stare sempre nella solita spiaggia. Invece avendo due bambini è bello andare un po' di qua, un po' di là. Hai fatto il primo bagno? Lui lo vuole fare, Matteo, però penso che è ancora prestino. Pure qualche temerario c'è stato oggi. Sì, sì, diciamo che forse sarebbe anche bello farlo, anche se è fredda l'acqua, però non sono organizzata, quindi meglio evitare.